Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare dei pronostici, 14ª giornata di Serie A. Entriamo nel vivo, soprattutto ad esempio squadre che entrano nel vivo. Mi viene in mente ad esempio la Juve, che inizia un ciclo molto difficile di partite. Ma prima di iniziare ovviamente a parlare dei pronostici, volevo ricordarvi che ovviamente andrà in onda il FIFA pronostico con FIFA 19 di Fiorentina-Juventus, se riesco domani, dovrebbe uscire domani. Ma sempre domani ci sarà anche una sorpresa, una diretta sempre riguardante Fiorentina e Juve su Twitch, quindi poi ovviamente ve lo ricorderò su Facebook, quindi se volete ovviamente potete seguirmi anche lì. Ma iniziamo subito allora a questo punto con i pronostici. Sabato alle 15 Spal-Empoli, una partita molto interessante. La Spal ha fatto una buona partita a Torino, ma è uscita con ovviamente perdendo, comunque con la Juve che è più forte, ma ha fatto un'ottima partita. E l'Empoli invece ha battuto l'Atalanta. Io qua mi giocherei l'uno della Spal. Così. Fiorentina-Juve. Allora, di questo ciclo terribile, una delle partite più difficili per la Juve è quella di Firenze. Firenze è un campo ostico, da sempre. Per loro è un derby. E quindi è una partita veramente difficile. Mi giocherei un X2, non andrei dritto sul 2. Ma un X2 secondo me ci potrebbe tranquillamente stare. Sempre sabato, ma alle 20:30, quindi su DAZN, Sampdoria-Bologna. Qua io credo che una partita da X, perché la Sampdoria viene dal derby, il derby che è riuscito a pareggiare, ma non sta benissimo secondo me la Sampdoria, e la stessa cosa vale per il Bologna, quindi secondo me questo è un pareggio che andrebbe bene a tutte e due. Domenica alle 12:30 Milan-Parma. Allora, bisogna vedere intanto il Milan come ne esce stasera, perché stasera c'è la partita di Europa League. E non sarà scontata la vittoria del Milan domenica, anzi, credo che sarà una bella partita, anche perché il Parma è lì, è lì. Il Parma ha una bellissima classifica. Mi giocherei un 1-2, cioè escluderei il pareggio e andrei sulla doppia chance, vittoria Milan o vittoria Parma, dipende come si mette la partita. Chiaramente vedo il Milan favorito comunque, un bel 60-40 ci sta. Frosinone Cagliari alle 15. Due Cagliari. Due Cagliari. Sassuolo Udinese, attenzione, secondo me qua sarà la partita che farà tornare il Sassuolo alla vittoria, quindi 1. Torino Genoa, stesso ragionamento da Sampdoria, ma il Torino sta un pochino meglio rispetto al Bologna, quindi 1 del Torino. Chievo Lazio, anche la Lazio gioca stasera contro l'Apollon, ma è una partita dove potrà fare tranquillamente turnover, metto 2 della Lazio. Veniamo alle due partitissime, quella di domenica sera alle 20:30 Roma-Inter e poi c'è Atalanta-Napoli lunedì alle 20:30. Sono due partite secondo me molto equilibrate, molto belle. E mi giocherei per Roma-Inter la vittoria dell'Inter, quindi 2, mentre su Atalanta-Napoli giocherei la non vittoria del Napoli, quindi 1x Atalanta. Sono due azzardi, ma che mi sento di poter, mi sentirei insomma di pronosticare. Ragazzi, quindi a me non resta che salutarvi. Ricordatevi che domani esce il FIFA pronostico su Fiorentina Juve e uscirà anche, faremo anche una piccola live su Twitch, però su Twitch proprio inerente a Fiorentina Juve. La carriera allenatore per il momento sono un attimo in pausa, più che altro perché devo trovare il tempo per farla. Non è che gioco, non riesco a farla tutti i giorni con continuità, quindi quando ho tempo vado avanti e lo vedete perché su YouTube appare anche ovviamente la notifica. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!